Consigliere Vitale, in questa mattinata ci sono un migliaio di studenti al Palazzama, una giornata diversa da quella solitamente scolastica, all'insegna dello sport. Eh sì, effettivamente all'origine della manifestazione, quando ci hanno proposto questo evento, sinceramente non credevo che fosse stato organizzato così. Davvero tanti bambini, siamo circa quasi 1000, fra bambini che partecipano all'evento, fra gli spettatori, fra i genitori. Tra l'altro possiamo dire che sono 3 scuole che si sono unite per organizzare questo evento, ovvero la R. Gagliardi, la Giambattista Vico e l'Umberto I, e hanno davvero creato una bella situazione. Stamattina si parla di dodgeball, io tra l'altro sconoscevo questa disciplina, mi sono documentato e diciamo che in maniera così un po', possiamo dire che tipo palla avvelenata, però con un regolamento un po' diverso, però una bella manifestazione, tanti ragazzi, giovani che sono tutti qua, chi tifa, chi gioca, chi partecipa, chi sta organizzando anche il musicale, ci sono balletti di danza, una bella davvero manifestazione. Ringrazio il professore Sortino che ci ha proposto questa bellissima iniziativa, noi l'abbiamo accolta insieme al collega Carmelo Ansaldo, abbiamo organizzato l'evento. Ci tengo anche a ringraziare personalmente l'assessore Barone, in quanto è stato sia anche lui partecipe nell'organizzazione che soprattutto nella realizzazione di tutto ciò, perché ci tengo a dire che questo evento non è stato organizzato e finanziato dall'amministrazione comunale, ma bensì da noi consiglieri e anche dall'assessore Barone, perché abbiamo ritenuto che fosse per una giusta causa e l'abbiamo fatto con tutto il cuore, perché quando ci sono queste manifestazioni dove sono coinvolti tanti giovani, per noi è un bel momento di aggregazione e che benvengono questi eventi, queste attività, e saremo ben lieti di poterle accogliere quasi tutte. Quando ci hanno proposto di organizzare un torneo di dodgeball ci hanno dovuto prima spiegare cosa fosse palla avvelenata, l'abbiamo spiegato al sindaco, l'abbiamo spiegato all'assessore Barone, sono stati subito entusiasti di organizzare un evento del genere. La prima volta che si organizza a Ragusa un torneo di dodgeball, grande partecipazione, Palazzama pieno, l'ennesima dimostrazione che questa amministrazione non crede solo nello sport, crede anche nella sfida delle cose belle. Nessuno l'aveva mai fatto, noi ci lanciamo anche in questo. Grazie a Peppe Cassì, il suo supporto è stato fondamentale, grazie soprattutto all'assessore Barone, che anche se oggi è assente, però ci ha supportato in questi giorni per un'organizzazione che, credetemi, organizzare per la prima volta un evento del genere, 350 alunni, Palazzama pieno, non accade tutti i giorni. E come ha detto il nostro sindaco Peppe Cassì, in una giornata del genere è meglio dedicarsi allo sport piuttosto che alla scuola. Ovviamente è una battuta, però ti dimostra come star bene anche con i compagni di scuola si può fare in tanti modi, si può fare giocando, si può fare andando a scuola, ma soprattutto con attività che, grazie al professore Ciccio Sortino, che ringrazio veramente perché l'idea è stata sua, abbiamo scoperto un nuovo modo di divertirci.